I clan dell'andrangheta calabrese avrebbero progettato un attentato per far saltare in aria, come si sente in un'intercettazione, il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, sempre in prima linea contro la criminalità organizzata, già in passato oggetto di minacce. Lo scrive il Fatto Quotidiano di venerdì, riferendo di una segnalazione di alcune settimane fa, finora rimasta riservata solo agli ambienti investigativi, proveniente dai servizi segreti di un paese straniero che avrebbero intercettato una comunicazione in tal senso. I soggetti intercettati apparterrebbero alle famiglie di Andrangheta più direttamente danneggiate negli ultimi anni dalle indagini di Gratteri, non soltanto in Calabria ma anche in Sud America e negli Stati Uniti. Secondo quanto riporta il fatto quotidiano, l'attentato si sarebbe dovuto consumare lungo il tragitto che collega l'abitazione del magistrato e il suo ufficio. Immediatamente informato il ministero dell'Interno ha provveduto a rinforzare la sicurezza di Gratteri con l'aggiunta di altre tre autovetture blindate, una delle quali fornita di bomb jammer per inibire al passaggio del magistrato e degli agenti che lo tutelano le frequenze gsm e tutte le altre utilizzate per le trasmissioni radio e cellulari. Inoltre sono stati messi sotto scorta anche la moglie di Gratteri e i figli che studiano fuori dalla Calabria. Mercoledì al Consiglio Superiore della Magistratura Gratteri non ce l'ha fatta ad essere eletto Procuratore Nazionale Antimafia, ruolo che occuperà Giovanni Melillo, attuale Procuratore Capo di Napoli.